Il mondo della comunicazione è in grande fermento e all'interno di questo grande mercato c'è anche quello degli eventi che analogamente a passato è stato protagonista di una fase evolutiva molto interessante, per certi aspetti anche se vogliamo drammatica, tra virgolette. Oggi siamo presso la sede di Casta Diva Group perché questa società, nata come casa di produzione di spot pubblicitari con una vocazione anche internazionale, proprio oggi un articolo su Repubblica spiega questo approccio internazionale della casa di produzione. Ecco, il buon Andrea De Micheli fa bella mostra di questo articolo a firma di Gabriele Di Matteo, uscito oggi. Appunto, Casta Diva Group è intenzionata a giocare un ruolo di primo piano all'interno del mondo degli eventi. In realtà già da anni lo presiede con una società che si chiama Egg Eventi, che ha prodotto eventi di grande qualità che hanno vinto anche Albea, che prossimamente accenderà i riflettori a Milano e a Siviglia, ma che invece ha deciso di scommettere, di porre una scommessa ancora più importante al mercato, strutturandosi con una appunto organizzazione che, come vedremo, comincia ad assumere un ruolo davvero rilevante nel mondo degli eventi. Notizia del dicembre scorso, l'ingresso nella società di due manager molto noti nel mondo degli eventi, Valentina Saluzzi e Carolina Dotti, fondatrici a loro volta della divisione logistica di DPR, gruppo Input, e appunto da dicembre scorso in Casta Diva, e proprio tra poche settimane, tra pochi mesi, concluderanno con successo, vedremo, il primo anno di vita. Ma la notizia più recente è quella dell'apertura di un ufficio a Roma. Quindi in un 12 mesi molto, appunto, dicevamo importanti per il mercato degli eventi, perché abbiamo visto grandi gruppi, grandi aggregazioni sfaldarsi per svariati motivi, ma insomma questa dimensione industriale che si è cercato di dare evidentemente non ha avuto successo, mentre il mercato è caratterizzato da un approccio ancora artigianale, più frammentario, eccetera. Ecco, in questo panorama chiediamo al patron Andrea De Micheli come Casta Diva Group si posiziona e qual è il senso di questi impegni, di queste nuove iniziative. Ma io credo che il nostro mercato sia, come dicevi tu, un mercato fatto da artigiani che sanno cucire perfettamente un vestito su misura ai loro clienti, e noi rispettiamo molto questo, cioè non ci piacciono tanto le aggregazioni che nascono da motivi finanziari o dalla volontà di controllo su queste personalità che sono a tutti gli effetti dei creativi, anche se si occupano di accounting. Noi vogliamo che le persone che stanno con noi si sentano libere, riescano a esprimere al meglio loro stesse, ma soprattutto a conservare quel rapporto con il cliente che le caratterizza e che fa sì che il cliente si fidelizzi in modo straordinario a queste persone. Fai conto che, per dire, noi abbiamo un cliente che è Procter & Gamble nel campo degli spot. Il primo spot, io e Luca Oddo, il mio socio, che in questo momento sta facendo un tour degli Stati Uniti nelle agenzie di pubblicità per presentare un'altra nuova iniziativa di qualche tempo fa, cioè l'apertura di Casta Diva a Los Angeles. Bene, questo cliente, Procter & Gamble, ha fatto il primo spot con noi nel 93, avevamo un'altra società all'epoca, quindi voglio dire, c'è una fidelizzazione pluriennale. E questo si può fare grazie a lasciare a tutti una grande libertà di azione, ovviamente nell'ambito, come dire, di un controllo di gestione sui conti, questo ça va sans dire, ma una grande libertà di azione e di relazione con i clienti. Quindi la formula, l'approccio al mercato è quello di coinvolgere, puntare sulle persone, quindi coinvolgere professionisti capaci, ovviamente, lasciare loro anche una indipendenza, una libertà creativa di pensiero, pur inseriti in una compagine finanziaria che comunque segue i diversi progetti. Ma non direi solo una compagine finanziaria, perché qua in Casta Diva abbiamo tante società che si occupano di diversi aspetti della comunicazione, quindi gli spot sono un aspetto, c'è il cinema e la TV, c'è il digitale e ci sono i video per internet. Ognuno di questi settori è presidiato da una società o da una divisione
Quindi non è solo una questione di essere immersi in un contesto finanziario, come dire, controllato, è anche quello di stare in un humus creativo che ti dà tanti stimoli e che anche per i clienti costituisce un arricchimento. Quindi spot televisivi, video virali, digitale ed eventi. Il fatturato previsto per il 2014 ammonterà? Ma dovremmo attestarci sui 25 milioni, Salvatore. E di cui quanti dal mondo degli eventi? Circa 7 ci aspettiamo. Ecco, questo è un risultato abbastanza eclatante, no? Vi aspettavate una performance del genere? Eh sì, è un ottimo risultato, ce lo aspettavamo, non vorrei dire ce lo aspettavamo perché non è che abbiamo la palla o avevamo la palla di cristallo in dicembre, però quando abbiamo contattato Carolina e Valentina e loro hanno pensato di venire da noi, certo, un piano l'avevamo fatto, c'era un worst case e un best case, e il best case direi che è quello che si è verificato, per fortuna. Ecco, direttamente chiamata in causa, Valentina Saluzzi, ti aspettavi anche tu un risultato, cioè che si realizzasse la migliore delle ipotesi? Che cosa vi ha convinto, adesso possiamo dirlo, no? Alla luce dell'anno che sta per passare, trascorso insieme, cosa vi ha convinto in questa scelta e quindi adesso qual è il prossimo step? Sicuramente quella di Carolina e mia è stata una scelta un po' particolare, nel senso che sicuramente sarebbe stato più semplice e meno rischioso andare in seno a una delle grandi agenzie di eventi già esistenti, appunto quando dico grandi intendo 30, 40, 50 persone, portando quello che è il nostro rapporto con i clienti costruito in 10 anni. Diciamo che la cosa non ci stimolava particolarmente, perché quando appunto ti trovi in una situazione di difficoltà puoi decidere se puntare solo alla sopravvivenza, però magari ti manca poi l'entusiasmo, o se invece dici ne approfitto anche per provare ad aprire nuovi orizzonti. Sicuramente l'impatto e la sensazione a pelle con Andrea e con Luca Oddo, il socio di Andrea, è stata ottima, e quello per noi è sempre stato un po' una parte non rinunciabile nel rapporto lavorativo. Il fatto che la EGG fosse così particolare, quindi avesse da un lato la solidità finanziaria che i nostri clienti, essendo clienti molto grandi, parliamo di grandi banche, assicurazioni, telefoniche, ci richiedono comunque una presenza sul mercato finanziaria forte, però abbiamo pensato che forse invece la grande dimensione dell'agenzia non fosse così necessaria, ma fosse più necessario un approccio fresco. Abbiamo scommesso e devo dire che sì, i risultati ora dicono che abbiamo avuto ragione. Ci spieghi più da vicino come siete strutturati e qual è il vostro modo di operare, anche in termini creativi, perché voi arrivate dalla logistica, però adesso ve la giocate a tutto campo, anche da un punto di vista di comunicazione. Certo, allora, sicuramente devo dire che l'esperienza in DPR, che è durata quasi 10 anni, ha permesso a me e a Carolina di respirare quello che significa organizzare un grande evento anche dal punto di vista di comunicazione, quindi sicuramente acquisire un know-how e tutta una rete di conoscenze di quelli che sono i più importanti partner nell'organizzazione di un evento di comunicazione che abbiamo portato insieme a noi. Però ecco, abbiamo scelto Castadiva Group perché è un'azienda che sta nel mondo della comunicazione, quindi questo passo ulteriore di crescita per me e Carolina di volersi occupare dell'evento a tutto tondo, diciamo che forse non l'avremmo fatto in una realtà che non era questa, perché qui abbiamo trovato sia in Andrea, che ha gestito eventi anche ovviamente, anzi soprattutto dal punto di vista della comunicazione per anni, ma in un humus estremamente creativo che non è prettamente legato all'evento, alla convention, arriva, come diceva lui prima, quindi non mi ripeto, da settori vicini, e in più la conoscenza di tutta questa rete di anche ex colleghi, partner, ci ha consentito di dire bene, proviamo, prendiamo con i nostri clienti che più si fidano di noi dei briefing che abbiano anche la parte di comunicazione. Facciamo un brainstorming prima di tutto con le persone che abbiamo interne all'azienda, che sono aziende vicine ma sono colleghi alla fine, quindi dove è facile sviluppare un meccanismo creativo, e sentiamoci con i nostri partner di sempre. Abbiamo provato prima su un evento piccolo, all'inizio dell'anno è stato su Sephora e ha funzionato. Ovviamente poi la capacità organizzativa che acquisisci negli anni la spalmi a tutto tondo sull'evento, non solo sulla parte di logistica ma su tutta la parte, quindi quello è una parte di
know-how che una volta che hai acquisito poi devi solamente replicare. Sinteticamente, qualche nome di evento e di azienda con cui avete lavorato nell'ultimo anno? Allora, abbiamo lavorato, dicevo, abbiamo iniziato con Sephora, proprio appena arrivati qui, e abbiamo continuato l'anno con diversi eventi, diciamo, cito i clienti più importanti, sicuramente la convention di Vodafone della divisione business, che è stata fatta in Grecia, che è quindi un back-to-back complicato sia dal punto di vista logistico che comunicazione, la convention delle generali, che sono state 2000 persone da gestire a Firenze, e il roadshow di UnipolSai, che ci ha portato a toccare più o meno 25 tappe nell'arco di 3 mesi. Quindi eventi diversi, ma insomma, abbastanza complessi. Ecco, la creatività, appunto come accennava Valentina, è all'occorrenza plasmata a misura del cliente, quindi significa che non c'è un reparto creativo interno, ma ci sono tanti creativi a disposizione, giusto Andrea? Sì, ci sono un po' tutte e due le cose, cioè c'è un gruppo creativo interno che si occupa prevalentemente dei filmati, quindi sceneggiatori, autori, copywriter, registi, eccetera, che hanno però una forte conoscenza, diciamo, dello storytelling che serve poi anche negli eventi, perché noi consideriamo un po' tutte le nostre attività far parte di un unico grande gruppo che io chiamo business entertainment, cioè fare il business dei nostri clienti grazie alla capacità di entertainment dei nostri autori. E quindi c'è quello, che è uno zoccolo duro, facciamo dei brainstorming, come diceva Valentina, e tiriamo fuori le idee forti, diciamo, dell'evento. Abbiamo poi delle firme, diciamo, di autori importanti che mettiamo di volta in volta sull'evento a seconda di quello che ci sembra la firma più adatta, che collaborano con noi, e siccome c'è questo humus creativo da noi, collaborano molto volentieri, vengono da noi felicemente, e abbiamo, diciamo, forse 6 o 7 di queste firme da poter dare ai nostri clienti.